bellissimo, è bellissimo. Poi vedere così tanta gente che tutti insieme fanno degli sport diversi è veramente emozionante. Sono felice, questa è la prima volta per me che sono qui e sono veramente stupita. Noi ci spingiamo, o comunque vorremmo spingerci sempre oltre per cercare di migliorarci giorno dopo giorno. E secondo me la parola limite in assoluto è una brutta parola, quindi è meglio non vivere ponendosi dei limiti. Ecco Federica, passiamo ai tuoi impegni. Gli scorsi giorni eri a Napoli, poi il prossimo sarà ad Empoli. Come sta andando la tua preparazione in vista dei mondiali a Budapest di fine luglio? Guarda, io alle 3 farò allenamento qui a Riccione. E dopodiché partirò per Empoli questa sera, quindi avrò le gare questo venerdì e sabato lì, e poi ci sarà il Sette Colli a Roma, che sarà uno dei test più importanti prima dei mondiali, e dopodiché partirò per un collegiale in altura e poi direttamente a Budapest. Quindi fisicamente sei a posto? Ma facendo gli scongiuri non la vedi, non lo so. Sembra di sì.